adesso facciamo il giro un po' per far vedere dove ci troviamo. E la prima tappa è quella che noi di Lega Ambiente abbiamo definito la strada della vergogna. Perché? Non solo perché è una strada che accompagna verso la più alta concentrazione di discariche, in un misto di discariche abusive, discariche della criminalità, discariche statali, ma è anche chiamata così, la strada della vergogna, perché lì continuano a scaricare e a bruciare i rifiuti a qualsiasi ora, da anni. È un termodistruttore a cielo aperto. Io, per fare un esempio che secondo me colpisce immediatamente, se tu prendi soltanto diciamo, i siti di interesse nazionale, così si chiamano, cioè le grandi aree da bonificare, quelle che sono sicuramente avvelenate e inquinate, se le metti tutte insieme come ettari, tu arrivi a una porzione da bonificare come, grande come la Corsica, come la Liguria. Secondo il CNR, diciamo, nelle zone pericolose a rischio sanitario ci vivono 15 milioni di persone in Italia, vuol dire uno su quattro, quindi per far capire quanto siamo inquinati. Ovviamente in queste zone muoiono e si ammalano molte più persone di quello che dovrebbero, molte più persone rispetto a quello atteso. Dati OMS di qualche tempo fa, 35.000 morti l'anno per i veleni che respiriamo, gli italiani morti che se ne vanno al creatore, e 500.000 che finiscono all'ospedale. Cioè, questo vuol dire che nel decennio che verrà si aspettano 300-400.000 morti evitabili, se avessimo, diciamo, un modello di sviluppo e un'attenzione alle bonifiche maggiore. Andremo in una zona dove praticamente si sospetta, e dalle indagini della magistratura pare che ci sia la certezza, che lì c'è stato un profondo inquinamento delle falde acquifere. Ed è un fatto questo che dovrebbe richiamare l'attenzione dell'intera Italia, perché questa non può essere considerata una questione napoletana o campana, questa è una questione italiana, perché c'è un'area vasta soggetta a inquinamento. Questa terra, la mia terra qui, la considero anche un po' monumento italiano, no? Allora perché continuarla a massacrare? Sì, non si può fare un patto tutti quanti insieme. Ecco qua, questo è l'ingresso della strada della vergogna. Da questo momento in poi inizia un rosario, no, di una tipologia di rifiuti. Questi sono stati coperti dietro nostre proteste, che è una cosa indegna. Sotto quest'erba c'è stato di tutto di più. Guarda, e poi qui, vedi, questo l'hanno bruciato, perché qui poi di notte bruciano. Diciamo, qui siamo in una sorta di micro ecomafie che smaltiscono una serie di rifiuti speciali e nocivi in maniera assolutamente illegale, in un territorio agricolo. Poi gli danno fuoco e gli alberi vanno a fuoco. Guarda, questo è un letto di combustione già pronto, dice addirittura dell'amiante, bidoni sotto, guarda, vedi? Praticamente questa la notte va a fuoco, ma l'abbiamo segnalato ormai da anni. Qui c'è bisogno di un controllo militare, sennò ci stiamo a prendere in giro. Questa è la cittadella dove vivono i militari e i civili americani che lavorano qui. Si stima che siano circa 10.000 i cittadini americani che lavorano qui in Campania e che lavorano per la stessa flotta, che lavorano alla NATO. E questa è la cittadella dove vivono e dove trascorrono tutta la loro vita, perché vedi, lì ci sono anche i ragazzini, i figli dei militari, che stanno trascorrendo le loro giornate dopo che oramai la scuola è finita anche per loro. E vivono qui da anni, ma questa poi è diventata la zona verde, il bunker dove tutto era pulito, secondo gli studi che hanno fatto gli americani, perché quando è scoppiato l'allarme nella comunità americana per i roghi, per dell'emergenza rifiuti, la Sesta Flotta ha commissionato un'indagine sull'acqua, sull'aria e sui terreni di tutta la zona.
La prima fase era sull'acqua e da questa indagine è venuto fuori che l'acqua delle prime falde di comuni tutti qui intorno a Gricignano, ma anche Casal di Principe, erano circa una trentina di comuni, Giuliano, l'acqua delle prime falde era inquinata e quest'acqua finiva nei rubinetti di alcuni appartamenti che gli americani avevano preso in fitto, perché questi appartamenti avevano degli allacci abusivi alle fogne e anche a dei pozzi artesiani, per cui l'acqua non era quella che arrivava, l'acqua corrente, l'acqua del gestore della rete idrica, ma era quella dei pozzi, per cui gli americani e chi vive in tutte quelle case, si tratta di circa 300.000 persone, bevevano l'acqua di questi pozzi, acqua inquinata. In alcuni casi sono stati riscontrati anche la presenza di coliformi fecali dall'acqua che usciva dai rubinetti, e come a dire si beveva acqua di fogna. È ovvio che un inquinamento di tipo fecale ti comporta il mal di pancia, è anche, diciamo, un modo diretto per capire se l'acqua è potabile o meno. I veri assassini, i veri criminali del nostro organismo sono sicuramente i metalli pesanti, come esavalente, arsenico, nichel, piombo, che si accumulano nelle acque, soprattutto quelle profonde, perché ovviamente persistono in un contenitore per molto più tempo, e sono assassine perché si accumulano direttamente nel nostro organismo, laddove beviamo per esempio acqua potabile, ma si accumulano anche negli alimenti. Io un po' di tempo fa ho visto un'immagine, una radiografia di un intestino, ovviamente un caso un po' estremo, in una zona particolare inquinante, in cui c'era uno scintillio completo di decine di metri di intestino ed erano tutti metalli pesanti. Così il primo provvedimento degli ufficiali della Sesta Flotta è stato quello di invitare tutti i cittadini che vivevano al di fuori di questa base a rientrare ad alloggiare qui, e quelli che nel frattempo non riuscivano a trovare posto qui a bere acqua minerale, per cui ogni giorno fornivano 4 litri di acqua minerale a ogni cittadino americano. Persino lavare i denti o cucinare era opportuno farlo con l'acqua minerale. È follia quello che è successo in questi anni in queste terre. Pura follia, perché questa terra offriva veramente dei prodotti di altissima qualità che solo qui potevi trovare e coltivare. È pura follia. Invece oggi devi avere il terrore quando vai a fare la spesa per quello che mangi te, ma soprattutto per quello che mangia tua moglie, le sostanze che passerà al bambino che aspettiamo. È folle. Una follia che riguarda le stesse persone che hanno inquinato, perché molti di loro poi hanno avuto parenti che sono morti per tumore. Sfortunatamente in un ambito familiare e amicale i casi di tumore seri o meno seri, di malattie che praticamente compaiono dalla sera alla mattina, penso sia sotto gli occhi di tutti. Anzi, proprio di recente ci sarà proprio un convegno nella provincia di Caserta dove finalmente i dottori metteranno sul tavolo questi dati. E di fatto si parla di trasparenza, di dati, di informazione, ma si può sapere le reali incidenze di casi in regione Campania, in Italia? Se voglio sapere una regione qual è l'incidenza di casi di tumore per abitante, ma finalmente la possiamo conoscere, possiamo rendere questi dati trasparenti, e laddove ci sono delle punte di casi tumorali vogliamo prendere provvedimenti. Ed è folle difendere in maniera ottusa e nascondere le verità, nascondere il fatto che c'è un problema che va affrontato. Guarda qua, vedi? Questo praticamente è un termodistruttore a cielo aperto. Voglio far vedere, andiamo alle spalle di dove siamo stati prima. E
come vedi, c'è la fila dei camion davanti all'impianto che doveva produrre quelle famose ecoballe, che adesso si chiama STIR. No, noi qua siamo abituati a questo, perché per noi la crisi non è mai finita. Non si può dichiarare la fine di un'emergenza sulla carta. Guarda che queste immagini, sembriamo ritornati... Invece guarda qua. Ma ti faccio vedere dove stanno i miei... Guarda, è percolato per terra, vedi? Vedi? Metti giù la telecamera perché sennò ci fanno problemi. No, la storia di Prezzi Giacomo è... Io vado a Priolo, che è una delle zone più inquinate d'Europa, no? Vicino a Siracusa, e dove c'è insomma l'insediamento dello shell petrolchimico. Vado giù per parlare con gli operai e delle malformazioni. A un certo punto una fonte mi dice: ma guarda, tu devi andare a vedere la fabbrica della Prezzi Giacomo. Dico: perché la Prezzi Giacomo c'ha una fabbrica? Fatto sì, non lei direttamente, ma insomma hanno la famiglia Prezzi Giacomo una fabbrica che si chiama VED, che fa vetroresine, ed è finita in due inchieste della magistratura di cui nessuno parla. E quindi sono andato a Siracusa, ho cercato di trovare, di prendere informazioni su questa storia. In effetti, la cosa mi ha abbastanza sorpreso, questa fabbrica è finita in due inchieste giudiziarie. Una, per tra le varie accuse, c'era anche quella di avvelenare gli operai. E questa, diciamo, questo filone, dopo pochissimi accertamenti, è finita in prescrizione il 1 luglio del 2008. Da questa indagine è sorta un'altra, in cui l'accusa, sono finiti, diciamo, a processo, sia il padre della Prezzi Giacomo Giuseppe, sia un suo collaboratore, si è scoperto, l'accusa è quella che la fabbrica inquinasse una zona che si chiama Ballone della Neve, una zona vicino alla fabbrica. Ora, mentre due inchieste come queste sono aperte, viene fatto ministro dell'Ambiente il quarto governo Berlusconi Stefania Prezzi Giacomo. La cosa è abbastanza sorprendente, nel senso, un conflitto di interessi di questo tipo sull'ambiente è incredibile. Guarda, qui, dopo, a parte la puzza, ti conviene non avvicinarti lì, E stai sotto vento, ti arrivano le scorie, ti devi mettere da questa parte. Perché vedi, questo è amianto. Questo cumulo qua sono fibre di amianto date a fuoco, mentre quelli sono i copertoni. Siamo sotto vento anche qua. Ti devi scostare, per questo ti ho detto, devi scostare. Mo la cosa micidiale è questa, che praticamente arrivano, scaricano, c'è una recinzione ovviamente ridicola, assolutamente ridicola, perché è stata tagliata, scaricano, mettono sopra altre sostanze, per cui quello che tu vedi è il tipico esempio del letto di combustione, capito? Mettono sopra altre sostanze e poi gli danno fuoco. Qui praticamente non viene a spegnere nessuno. E questo ti fa un ombrello di ricaduta che va per tutto il centro abitato, capito? Qui una risorsa molto valida è un'agricoltura fiorente, e questi contadini, che è un'impresa, che sono delle attività, non possono essere lasciati soli, i territori li devono essere salvaguardati. Qua ci vanno i militari, non dentro le discariche. Poverini, che devono fare là dentro? I militari devono stare fuori, nei territori, di notte, il giorno, insieme alle altre forze dell'ordine, che fanno tantissimo, ma sono pochi. Allora io mi immagino una sorta di operazione congiunta per guardare chi scarica qui di notte e salvare l'agricoltura, perché è l'unico modo, altrimenti tu, i contadini, devono stare sempre con questo incubo, no, sui propri prodotti. Ecco, vedi questo dove piglia l'acqua per le cariche? Beh, insomma. È un po', per quanto no. Beh, un pozzo. Hanno fatto un buco pieno l'acqua. E quest'acqua non si sa. E quest'acqua finisce lì, sui campi coltivati. Vado?
territorio che continua a produrre perché è ancora fertile e non possiamo permettere che alcune piccole zone praticamente lo distruggano. Io ti voglio far vedere, guarda il cielo qui è grigio, qua non è mai azzurro. E quella già è la collina dei rifiuti che è andata a fuoco, tu la vedi qua, quella è una delle colline dei rifiuti, mo ci arriveremo, che è andata a fuoco. E se non era per noi di Lega Ambiente, quella lì continuava a bruciare, che abbiamo immediatamente allertato i pompieri, le forze dell'ordine, eccetera. E quelle sono zone che adesso non possono essere lasciate così, sennò c'è la forte contaminazione della falda acquifera. Qui bisogna intervenire con un piano di bonifica nazionale, forte, serio, perché qua sotto ci stanno i falda acquifera. E non si può pensare che dopo aver fatto il danno, anche perché qui c'è una piccolissima responsabilità da parte delle imprese del nord, no? Quelle più poche imprese del nord che hanno smaltito i propri rifiuti in maniera illegale, portandoli qua. Cioè anche la Confindustria potrebbe dare un segnale nel dire signori cari, facciamo anche un po' di chiarezza al nostro interno, il nord, ricco nord, che giustamente dice noi produciamo, ma gli scarti dove li mandiamo? Cioè ti rendi conto che ore sono? Aspetta che più avanti lo... Guarda! È una cosa che mi fa incazzare come una bestia. E non è possibile. Capito? In pieno giorno, un pezzo d'Europa che da questo momento in poi inizia ad essere una sorta di termodistruttore all'aperto, guarda là! E vedi come sale, fumo nero ovviamente, rifiuti, che hanno appiccato adesso. Guarda. Noi da lì veniamo, siamo stati fermati noi là. Abbiamo fatto il giro, più o meno a linea d'aria, da lì veniamo. Io chiedo aiuto, sai? Ma veramente, guarda, mi credere, chiedo aiuto. Cioè, se questa cosa può servire ad aiutarci, perché non è possibile, lo vedi il fumo quanto è alto? Ma chi c'è da aiutare a noi? Cioè, guarda là! Si può chiamare qualcuno? Mo ci andiamo i pompieri, cioè, ogni giorno è questo, capito? Vedi? Questo è la resa, capito? È la resa, non è possibile, sta l'esercito là, le guardie giurate là, è la resa. Questo che tu vedi si deposita sui terreni. Chi è il criminale? Noi che lo facciamo vedere o chi sta girando la faccia adesso e fa finta di non vederlo? Con centinaia di bambini che vivono qua, decine di gente che vive qua, chi è il criminale? Noi che lo stiamo facendo vedere o chi invece mo sta girando la faccia e pensa a tirare dritto? Capito? Guarda là. In realtà io sono partito da alcuni episodi di cronaca in Veneto, nel Lazio, in Campania, in Toscana, che piccoli episodi spesso finiscono sui box, diciamo, dei giornali locali, di amministrazioni comunali che a un certo punto vietano l'utilizzo dell'acqua del rubinetto perché si scopre improvvisamente che ci sono dentro quell'acqua una quantità superiore, sopra la legge, di metalli pesanti. A seconda delle zone può essere atrazina, arsenico, boro, cadmio, rame, comunque sono materiali, metalli molto, molto pericolosi. Il più delle volte questi qua sono classificati dallo IARC, cioè l'Agenzia Internazionale per il Cancro, come cancerogeni. E ho scoperto che, questo non lo sapevo, che in realtà centinaia e centinaia di comuni ci fanno bere, ci hanno fatto bere per tanti anni dell'acqua che soltanto dal punto di vista teorico è a norma, ma dal punto di vista pratico è avvelenata, nel senso contiene quantità di metalli pesanti superiori ai limiti imposti dalla legge. Il teorico è questo: come si aggira la normativa italiana? Attraverso una decretazione speciale, cioè un decreto legge del 2001, che permette ai vari comuni che ne fanno richiesta di derogare quei parametri
limite, cioè di far sì che per determinati periodi di tempo uno possa bere più veleno rispetto a quello, diciamo, in qualche modo è stato deciso dalla legge. Ovviamente la legge si basa su parametri medici. Se noi ci fermiamo a quelle che sono le dichiarazioni dei soggetti gestori delle reti idriche, quindi anche dei sistemi acquedottistici, noi abbiamo acque distribuite perfettamente conformi ai parametri di legge per il consumo umano. Questo però non significa che non ci siano in Campania delle zone dove la soglia di attenzione per quanto riguarda i livelli di contaminazione dell'acqua, in alcuni casi addirittura si paventa l'avvelenamento, non imponga di avere una maggiore attenzione al controllo e al monitoraggio del territorio, avendo anche la accortezza di intervenire laddove è necessario interdire l'uso dell'acqua per uso umano o per attività di natura collegate al ciclo delle coltivazioni o alla filiera zootecnica. Al momento queste situazioni potenziali sono sotto controllo, nel senso che ci sono controlli costanti, continui delle ARPAC provinciali coordinati dalla ARPAC regionale, e quindi siamo nelle condizioni di poter dire che sotto questo punto di vista non ci sono pericoli diretti ed immediati per la popolazione. Le deroghe hanno riguardato più che altro alcune situazioni per le quali la deroga è stata però concessa solo dopo l'accertamento della non pericolosità per la salute umana. Ed è stato anche possibile perché c'è stata una diversa interpretazione di normative e in alcuni casi addirittura un riordino del quadro normativo. Ma è evidente che il sistema del ricorso alla deroga non è il sistema giusto per risolvere il problema. Se abbiamo elementi contaminanti o che comunque hanno superato soglie di legge nelle acque potabili, dobbiamo avere il coraggio di interdirne l'uso e di agire per eliminare il soggetto inquinante. Rispetto al sistema delle deroghe, io non le utilizzerò. Farò invece tutto quanto è nelle mie possibilità e soprattutto nell'esercizio delle mie funzioni e dei miei doveri per essere pronti a portare il nostro, la qualità della nostra acqua a livello di ciò che stabilisce la legge senza deroghe.